No, io ringrazio Matteo Biffoni del Partito Democratico, sindaco di Prato, e Alessandro Canelli della Lega, sindaco di Novara, perché oggi sono qui a Roma per partecipare al nostro faccia a faccia sul referendum. Voglio cominciare dicendo una cosa: tra oggi e domani è attesa la decisione del TAR del Lazio sul ricorso del Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana a proposito della legittimità del quesito del referendum che a loro avviso è totalmente propagandistico. Se la pronuncia arrivasse nella giornata di domani, potrebbe sovrapporsi a quella del Tribunale Civile di Milano, che è stato sollecitato da un ricorso dell'ex Presidente della Corte Costituzionale, Onida. Insomma, vedremo poi se qualcuna di queste decisioni dovesse clamorosamente sospendere la data del referendum. Intanto, comincio subito il nostro scontro, coinvolgendo Matteo Biffoni. La domanda Buongiorno. è, a proposito di eliminazione del bicameralismo perfetto, di trasformare il Senato, ma per dare più efficacia al processo legislativo non bastava aggiornare i regolamenti parlamentari? No, probabilmente no, perché lo abbiamo visto, è così. Io, per la mia esperienza parlamentare, per quello che sono stato in Parlamento, ti rendi conto che in questo momento la farraginosità del percorso legislativo, soprattutto in un periodo che è cambiato il paese, è cambiata anche la richiesta di risposte, i tempi che necessitano per essere effettivamente efficaci, necessitavano un passo in avanti che è sollecitato da anni. Io se prendo parto dal mio di partito e a quello anche di provenienza, noi da sempre abbiamo detto che quel bicameralismo, frutto di un'epoca storica ben precisa, di un compromesso tra grandi forze politiche di allora, necessitava un ammodernamento definitivo. Ora ci siamo, adesso insomma, ci saranno 50 milioni di italiani che potranno esprimere la loro opinione, però il percorso è stato È fatto stato fatto. e va in quest'ottica. Allora, Canelli. Ma guardi, secondo me invece sì, bastava aggiornare i regolamenti, anche perché oggettivamente io non vedo tutta questa farraginosità. Cioè, il Parlamento italiano è quello che promulga più leggi al mondo. Se ci fosse tutta sta farraginosità, Ne dovrebbe fare al di là delle opposizioni molto, molto meno, esatto, no? infatti, Al di là delle sì, però non opposizioni. c'è quel problema lì. Cioè, non c'è quel problema lì. Se noi vogliamo velocizzare gli iter e quant'altro, sicuramente non è questo il metodo. Anzi, tra l'altro, questa riforma è molto confusa da quel punto di vista lì. Il bicameralismo perfetto, o comunque paritario, che se ne dica, non è che viene superato, eh. Guardate che comunque molte leggi che passeranno comunque al Senato, se un terzo dei senatori richiede di poterle esaminare e quant'altro, verranno esaminate e E quant'altro. questo mi permette di chiedere una cosa, perché mi pare che la navetta resterà anche per le leggi bicamerali, Ma no? certo, ma allora è tutta molto retorica questa riforma, solo per far passare che si sta facendo qualcosa di innovativo, ma non è così. Tra l'altro, riforme costituzionali, non è che questa qui sia l'ultima riforma costituzionale possibile, immaginabile, se no poi crolla il mondo. Ne sono state fatte tre negli ultimi 15 anni. C'è stata la riforma del Titolo V nel 2001, c'è stata la devolution che poi è stata bocciata dal referendum nel 2006 e adesso c'è questa terza qui, quindi cortesemente usiamo altri argomenti. Voglio Ma non è farvi proprio. rispondere, no, una battuta di Sì, replica e ma poi. non è proprio così, perché diciamo, bisogna vedere anche che tipo di natura. Perché, attenzione, è divertente, soprattutto che venga dalla Lega questa osservazione, perché molte sono di derivazione governativa le leggi. Il problema è il Parlamento. Adesso finalmente possiamo dire che i rappresentanti del popolo possono decidere in maniera più agile e più efficace. Questa è la grande differenza. Anche perché nella riforma finalmente si limita attraverso un percorso quella che è la decretazione d'urgenza, che è sempre stata una delle osservazioni più significative che sono state fatte. E i tempi del Senato sono contingentati, 10 più 30, sono scritti nella norma. Non è che si fa così per caso. Certo che alcuni temi sono di competenza del Senato, ma grazie a Dio, finalmente ci siamo noi, anche i sindaci, quelli hanno il polso della situazione. Lo abbiamo sempre chiesto, la Lega l'ha sempre chiesto, e adesso però, diciamo, mi sembra abbia cambiato idea. In maniera piuttosto strumentale. Allora, proprio perché i sindaci sono direttamente coinvolti, saranno direttamente coinvolti se appunto passi il referendum nel nuovo Senato, vi sottopongo una domanda di una nostra telespettatrice Emma. I nuovi senatori scelti tra sindaci, consiglieri regionali e 5 dal Presidente della Repubblica, con quali criteri saranno selezionati? Forse percentualmente in relazione al numero di abitanti o alla grandezza delle regioni o al colore politico? E i sindaci? Dovrà essere Sentiamo. scritto nella legge che regolamenterà le elezioni del Senato. Diciamo, su questo ci sarà una discussione, verrà fatta, troveremo il punto. Io la cosa che, per esempio, noi
era uno di quelli che avrebbe visto con grande favore l'idea di avere più sindaci, però insomma è stato trovato un punto di incontro, perché anche su questo, fatemelo dire, la discussione, vedo il fronte del no soprattutto così cioè, eterogeneo, cioè, che mette insieme esperienze e storie molto diverse, poi alla fine è frutto di un compromesso, lo sappiamo, tutto è frutto di un compromesso. L'idea dei 21 sindaci e dei consiglieri regionali verranno indicati attraverso la norma che porterà l'elezione del Senato e troveremo il punto di equilibrio su quello che è la situazione. Però finalmente si porta l'esperienza dei territori in un ragionamento che era una delle richieste storiche, credo che non ci sia partito politico, se andiamo a vedere i programmi elettorali degli ultimi 20 anni, non l'abbia scritto nei propri manifesti. Canelli, i dubbi sulla composizione del nuovo Senato? È un Senato che comunque sia... Ma allora, non è che tutte le cose introdotte in questa riforma costituzionale siano per forza negative. Questa riforma costituzionale però bisogna anche pensare qual è la sua genesi. La sua genesi è quella del patto del Nazareno. Cioè nel 2014 Renzi e Berlusconi si mettono d'accordo per fare alcune cose. Renzi dopo un mese diventa... Presidente del Consiglio, dopo un mese e mezzo portano la riforma costituzionale. Nel frattempo Berlusconi si stacca da Renzi. Quello che era l'obiettivo di allargare il più possibile il consenso sulle riforme costituzionali non è avvenuto, anzi è diventato divisivo per tutto il Paese. Cioè la riforma della Carta Costituzionale va fatta col più ampio consenso possibile. Qui si va avanti a colpi di decreti legge, prima cosa. Seconda cosa, poteva essere fatta meglio la riforma del Senato. Addirittura abolendolo, se vogliamo, il Senato, cosa che non è stata fatta, perché sventolare la diminuzione dei costi della politica è semplicemente ridicolo. In un paese dove si spende 1 miliardo di euro all'anno per la Camera e 540 milioni di euro all'anno per i costi di funzionamento del Senato, un risparmio di 54 milioni di euro a fronte di una diminuzione della sovranità popolare così consistente è ridicolo. Io torno nei contenuti perché Canelli legittimamente ha dato una risposta più politica. Per esempio, la domanda che vi faccio, proprio perché siete sindaci, ma i nuovi senatori rappresenteranno il partito o il territorio di provenienza? Certo, la sensibilità politica del partito, questo ognuno di noi vale per tutti. Attenzione però, si poteva fare meglio, fatemelo dire. Questo è un argomento che... No ragazzi, no, su questo non me lo dite, perché è 20 anni che se ne discute. Certo si poteva fare meglio tutti nella vita, ma bisogna partire oppure no? Perché si poteva fare meglio, detto da una coalizione del no che va da Fratoianni, che era qui pochi minuti fa, a Fini, da Salvini a Grillo, poi non porterebbe un'altra volta allo stallo. Un'altra volta allo stallo. Perciò io su questo vorrei riflettere tutti quanti. Il si poteva fare meglio è un modo di dire stiamo fermi. Esattamente come è stato in questi anni, quando tutte le forze politiche, tutte, nessuna esclusa, ci ha chiesto di cambiare la modalità rappresentativa e la capacità, di espressione del Parlamento. Detto questo, i rappresentanti che andranno lì, il Senato è stato mantenuto come nome, come nominativo storico, indubbiamente, ma vanno a rappresentare lì, ovviamente, la questione territoriale con le sensibilità politiche che ognuno di noi ha. Perché se no, si torna alla domanda che faceva la mia ascoltatrice prima, come verranno eletti? Chiaramente c'è una ripartizione anche su questo dal punto di vista politico e ovviamente sui territori. E questo sarà poi la forza, secondo me, che porti. Perché la discussione che te fai da sindaco, lo dicevamo anche prima, molto spesso accomuna le tensioni che ci sono. Perché è chiaro che io e il collega abbiamo sensibilità e storie politiche diverse, ma i temi che dobbiamo affrontare sui nostri cittadini molto spesso sono esattamente gli stessi. E questo sarà lo sforzo che noi chiederemo poi ai colleghi, in realtà a chi sarà poi deputato, di prendere in considerazione nei casi in cui l'articolo 70 specifica chiaramente quelle sono competenze del Senato. Canelli, adesso i sindaci entreranno, nel nuovo Senato, se ci entrasse lei avrà l'immunità. Sembra proprio di sì. Mi pare che su questo non ci siano dubbi. Già l'immunità... Ma una persona per bene, lui non avrà bisogno. Preferirei non doverla utilizzare, esatto. Innanzitutto, previsto, anche non perché non so neanche se entrerò. Innanzitutto penso che vincerà il no, prima cosa. No, aspetta, questi però... Ma è giusto che ci sia l'immunità, secondo me no, la domanda. Secondo me no. No, assolutamente. Però è bizzarra questa situazione, perché... Fatemi capire, in Parlamento, nella Camera resta l'immunità, noi diamo per acquisita l'idea che togliamo l'immunità parlamentare ai senatori,
Discutiamo. Io dico, partiamo dall'assunto che i 100 senatori ci saranno, fra sindaci e consiglieri regionali, sono persone per bene. Sono persone per bene, esattamente come quelle entreranno alla Camera, esattamente come è successo da sempre, perché io, come credo il collega, se dovessimo mai entrare in Senato, non credo che avremmo bisogno dell'immunità parlamentare, perché cerchiamo di fare le cose... La critica lei la conosce, dire, non è idea devo ci mancherebbe altro, no? Siamo tutti d'accordo, ma siamo... No, però anche su questo, il fronte del no mi dice... ma allora tutti i poteri, diceva anche il collega prima, che mantiene il Senato. Allora decidiamoci, perché se ha potere bisogna che ci sia anche quella tutela costituzionale che la Costituzione stessa ha previsto per i parlamentari, cioè quella dell'immunità. Riformiamola, rivediamo, togliamola a tutti, discutiamone. Però in questo momento è un passaggio su cui bisogna trovare il punto, perché non si può dire ha troppo potere e nello stesso tempo facciamo finta che non siano senatori, perché allora c'è qualcosa che non mi torna. Andare da Canelli, no, prego. Quando fai le cose di fretta, in maniera semplicistica, non le condividi adeguatamente, vengono fuori dei papocchi. Ma perché dici di fretta? Perché ha avuto tempo. Ma non è vero, le hanno fatte di fretta senza condividerle, ho aggiunto, senza condividerle adeguatamente, vengono fuori questi papocchi. Il caso delle province è esemplificativo da questo punto di vista. Abbiamo abolito le province. Ma quando mai? Le province sono ancora lì, i costi sono ancora lì, hanno abolito semplicemente la possibilità per i cittadini di poter votare i loro rappresentanti, cosa che sta avvenendo anche per il Senato, perché non si sa come verranno eletti questi benedetti senatori. La vera verità è questa, ancora non si sa. Probabilmente il Senato diventerà, anzi, sicuramente diventerà un ente di secondo livello, così come è stato per le province, con tutti i costi che rimarranno. Lei sa che si sta discutendo sul fatto di poter eleggere, diciamo, direttamente i senatori da parte dei cittadini? Se fosse introdotta questa modifica, sarebbe sicuramente migliorativa. Cambierebbe? Sarebbe sicuramente migliorativa rispetto allo stato attuale, ma comunque sia, è stata fatta in maniera... semplicistica, senza condividerla adeguatamente con le altre forze politiche. È questo che non va bene. Quando cambi 47 articoli su 139 della Carta Costituzionale, non puoi fare la corpi di maggioranza. Tra l'altro, lo stesso presidente Mattarella, nel 2008, quando c'è stato il manifesto fondativo del PD, ha detto chiaro e tondo: non si deve cambiare la Costituzione a colpi di maggioranza. Guardate cosa è successo. Sì, no, io mi permetto solo sommessamente di osservare che, stante questa situazione politica, diventa complicatissimo. È difficile cambiare per chiunque, qualsiasi forza sia al governo, forza politica sia al governo, cambiarla in maniera, diciamo, maggiormente condivisa. Poi perché scusate, nel 48 Partito Comunista e Democrazia Cristiana non si vedevano come cani e gatti. Era una condizione politica. Bisogna avere un minimo, è legittimo quello che diceva lei. Ma scusate. Erano ere geologiche fa, mi permetto di dire. Oltretutto, il 60%, poco meno il 60% dei parlamentari ha votato per 6 volte, non una, 6 volte. Però voglio coinvolgervi in un'altra questione, perché una cosa, diciamo, è la fine del bicameralismo, una cosa è tutto il rapporto tra Stato e Regioni. A proposito di questo, perché non si è riuscito a tenere dentro questa riforma anche le ragioni a statuto speciale? Probabilmente non ci perché sono questa deroga. Ma si torna qui. Il tema è che la situazione politica che ci ha portato a questo tipo di riforma, su cui te l'ho detto, tutti, penso non ce ne sia uno, compreso il Presidente del Consiglio, ha detto che ci sono delle questioni perfettibili e migliorabili. Però nelle condizioni politiche date ci sono due alternative. Questa riforma, così com'è, con tutti i temi, compresa quella delle regioni a statuto speciale, apro un inciso brevissimo, sì. Il titolo quinto si cambia e finalmente si dà ordine a una riforma che oltretutto era stata voluta al centro-sinistra per quanto riguarda le regioni, mettendo anche i limiti alle indennità dei consiglieri regionali, e questo è un altro aspetto. Sì. Però l'altra condizione, e quindi siamo arrivati al cerchio, diciamo, troviamo così, alla chiusura del cerchio della riforma che adesso va al referendum. L'altra ipotesi era l'immobilismo, era il niente, era rimanere esattamente come siamo. È chiaro che nel questo percorso, proprio per le difficoltà politiche del momento, ci sono stati alcuni compromessi, ci sono state la necessità di trovare il punto di alcune situazioni. Perché anche lei sta facendo un discorso più politico. No, ma lo capisco, è legittimo, però noi cerchiamo non ci riusciamo a stare tutto dentro. Di circoscrivere. Certo. Biffoni, a proposito del regionalismo, del federalismo, che è un tema che a voi è molto caro, a voi della Lega, no? Anche qui le chiedo, ma perché non si è riusciti a coinvolgere anche le ragioni a statuto speciale?
Questo bisognerebbe chiedere a chi ha fatto la riforma, però comunque sia, detto questo... Però a lei non piace questo nuovo rapporto Stato-Regioni? Ma no, assolutamente no, perché è chiaramente una riforma che va nella direzione di accentrare sempre di più poteri e funzioni sullo Stato centrale, cioè su quell'organo che tra l'altro è quello che spreca di più in Italia. Quindi è Non è che le regioni abbiano dato grande per l'amor del cielo, però regoli le regioni, ma l'autonomia ai territori la devi lasciare, perché sennò le cose andranno sempre peggio. Se tu cerchi di accentrare, ma perché lo fanno? Perché hanno il compitino da fare che gli impone l'Europa, e quindi di conseguenza è un processo che parte da monti e piano piano si sta sviluppando. Noi stiamo perdendo gradualmente sovranità perché l'Europa ci chiede di perdere sovranità. Quindi votare no a questa riforma è votare no contro un processo di perdita di sovranità nazionale. Una cosa, ma secondo lei, per come è impostata ed è strutturata la riforma, diminuirà il contenzioso tra Stato e Regioni o no? Questo lo vedremo solo vivendo, però questo momento sicuramente c'era un forte contenzioso, ma al massimo vai a modificare determinate norme da quel punto di vista lì, ma non puoi andare a schiacciare e a sopprimere tutte le tensioni, diciamo così, di autonomia territoriale che comunque sia sono legittime secondo un principio di sussidiarietà che è presente nella Costituzione. Ma no, diventa difficile ragionare in questo modo, perché non è che si toglie nulla, ci sono delle situazioni che sono imbarazzanti. Io penso al sistema, diciamo, di tutela e di cura, qualcosa veramente senso cittadini, di alcune regioni rispetto ad altre. Non è più sostenibile, o al sistema dell'energia, o al, in cui ricordiamo che le competenze su energia, infrastrutture e trasporti tornano. Ma io, diciamo, Dio voglia, chiedete centrale. A un imprenditore come funziona, che magari ha stabilimenti in regioni diverse, tutte le volte ad affrontare normative e regolamenti completamente distanti. È questo, abbiamo la riforma del titolo quinto, che è stato un passo in avanti a mio modo di vedere, aveva bisogno necessariamente di un tagliando, di una sistemazione, perché così le cose non funzionano. Il contenzioso alto è proprio un motivo di discussione, perché non è stato, diciamo, perfezionato fino in fondo il tuo percorso. Se passa la riforma, se vince il sì e quindi si va alla trasformazione, sicuramente su alcuni temi che si sono rivelati significativi, importanti e che necessitano di una lettura comune. E adesso comune, saranno più chiare le competenze, chi fa cosa. Assolutamente. Invece credo che... Beh, quello è nei fatti però, è nella norma. Posso farvi un'ultima domanda che riguarda, io dico, l'accoppiata, diciamola così, tra riforme e legge elettorale. Se l'Italicum fosse modificato, anche lì le chiedo il suo giudizio, cambierebbe nei confronti di questa riforma? Guardi, io sinceramente, possiamo fare tutte le leggi elettorali... A proposito di derive autoritarie, possiamo fare tutte le riforme che vogliamo, possiamo fare tutte le leggi elettorali che vogliamo. Alla fine della fiera quello che conta veramente sono le politiche economiche e sull'immigrazione che questo paese ha bisogno. Questo è quello che conta. Poi puoi fare la legge elettorale in un modo, non l'altro. Dice, le priorità sono quelle. Se l'Italicum cambia potrebbe svelenire, anche se tutto è rimandato dopo il voto. Guardi, depotenziare il fronte del no. Questo, diciamo, io vengo dalla direzione nazionale del Partito Democratico, dove il segretario nazionale ha aperto una discussione interna al mio partito, ma credo aperta a tutte le forze politiche per modificare l'Italicum. Però fatemelo dire, io, collega, facciamo i sindaci, veniamo da un sistema elettorale majority assuring, cioè, diciamo, scusate l'espressione, però che assicura una maggioranza che ricalca in maniera molto simile a quella dell'Italia. Esatto, con ballottaggio. Veniamo da una situazione, non credo i nostri cittadini ci considerino degli usurpatori di potere. La discussione sull'Italicum mi sembra piuttosto anche questa strumentale rispetto al ragionamento che non c'entra nulla con la riforma costituzionale. Detto questo, il segretario del Partito Democratico a cui appartengo ha detto che c'è la disponibilità a discuterne, credo ci siano tutti i margini per poter correggere o fare quello che c'è da fare, se si ritiene da correggere, francamente. Chiudo con un titolo, perché no? Perché bisogna votare no in un titolo? Per contrastare questa deriva centralista e europeista che l'Italia sta avendo in questo momento. Perché sì? Perché dopo 30 anni, dopo che ne abbiamo parlato, lo abbiamo teorizzato, finalmente 50 milioni di italiani hanno la possibilità di dire effettivamente che hanno voglia di un paese più moderno, più vicino a quelle che sono le grandi democrazie europee e che funziona meglio. Allora, grazie ai sindaci Biffoni e Canelli, che restituiamo, diciamo così, alle loro comunità, alle loro città di Prato e Novara.